E quindi parliamo comunque delle persone idealiste, dei quattro sottogruppi delle persone idealiste. Allora, il temperamento degli idealisti abbiamo detto che è dato dall'interazione tra la funzione intuizione e la funzione sentimento. Come per i razionali, diciamo, la funzione intuizione, che è detta dalla la N, la traduzione in inglese, sono più concentrati sul futuro che sul presente e sul passato. Quindi sono più proiettati sul futuro e hanno anch'essi una visione globale delle cose, ma essendo dei tipi sentimento anziché pensiero, come sono i realisti, cioè percepiscono il mondo attraverso il pensiero, non attraverso il pensiero, ma attraverso il feeling, il sentimento, prendono decisioni, le decisioni che prendono, ascoltando di più il cuore, diciamo così, rispetto al cervello. E di conseguenza l'idealista, proprio dice il termine idealista, tende a essere un sognatore, tende a essere una persona idealista, una persona che ha ideali. Quindi abbiamo detto che apprezzano ad esempio gli studi filosofici, anche gli studi psicologici in generale, hanno più interesse per qualcosa che trascende la realtà pratica, la realtà concreta, la realtà quotidiana, e possiamo dire vanno alla ricerca di un significato un po' più profondo, cercano di scavare un po' in profondità, diciamo. Tendono ad essere persone anche originali, anticonformisti, tendono ad essere persone empatiche, persone sensibili, persone che vanno a ricercare l'armonia nelle relazioni, amano proprio creare un'empatia, anche un'empatia emotiva. Quindi dal punto di vista dell'empatia emotiva, gli idealisti hanno una buona empatia emotiva, sanno comunicare molto bene, talvolta possono sembrare un po' distratti, talvolta se sono estroversi invece possono apparire un po' più concreti, ma comunque sono sempre la tipologia artista. Insomma, un idealista tende anche a essere un artista e sono originali, personalità originali. Ora, questo è la macro, diciamo, è la macro, il macro temperamento. Ora, all'interno di questo macro temperamento ci sono poi diciamo, ci sono poi i vari sottogruppi. Quindi, tra gli idealisti troviamo gli idealisti introversi, sicuramente sono intuitivi, quindi idealisti introversi, intuitivi, filler, perché se sono idealisti sono filler, e giudicanti. L'idealista introverso appare un po' con la testa tra le nuvole, esatto, ma adesso lo andiamo a vedere. Perché poi l'idealista introverso può anche essere giudicante. Allora, vediamo. Quindi la prima sottopersonalità degli idealisti è l'idealista introverso. Ovviamente, se idealista è intuitivo e filler, ovviamente. Quindi queste sono due costanti e poi giudicante. Un saluto anche a Roxy. Allora, questo sottogruppo, diciamo, ha comunque l'intuizione introversa, quindi un intuitivo introverso. E allora, quali sono le caratteristiche? Allora, sono persone molto eclettiche, versatili, siccome sono introversi, sono chiusi, si sentono spesso il genio incompreso, l'artista incompreso, quindi hanno un disagio, ha un po' la testa tra le nuvole, comunque spesso si sentono incompresi, tendono a essere anche un po' prudenti rispetto, sono molto, molto percettivi perché concentrati su se stessi. E talvolta possiamo definirli anche un po' profeti, no? Cioè perché
hanno spesso delle visioni profetiche, perché tutta questa vena intuitiva è introvertita, quindi è al loro interno, quindi si affidano ciecamente al loro intuito, vivono per l'intuito, come quasi diventa quasi un superpotere, un potere soprannaturale. Tra l'altro questa tipologia è anche, diciamo, da un punto di vista medianico, dei medium, hanno spesso, sono persone che hanno spesso caratteristiche medianiche, proprio perché l'intuizione è la capacità di cogliere, diciamo, qualcosa che in realtà non c'è, una sorta di sesto senso, no? L'intuizione. Ma l'intuizione introvertita diventa una capacità medianica, quindi gli INFJ, introversi, intuitivi, e anche filler, diciamo, quindi tendono a essere un po', come dire, hanno spesso, ad esempio, proprio una sensazione di viaggio astrale, no? Anche le persone che fanno più facilmente il viaggio astrale, che fanno più facilmente, si sentono un po' dissociati, no? Dal loro corpo. Queste tipologie di persone possono sentirsi talvolta un po' alieni rispetto al mondo convenzionale, e comunque hanno spesso esperienze, gli INFJ hanno spesso esperienze extrasensoriali, esperienze, diciamo, di viaggio astrale, queste cose qua, ce l'hanno naturalmente. Quindi tutte le persone che hanno, diciamo, che tendono a raccontare, ad esempio, nella maggior parte, di aver avuto esperienze extracorporee, o anche le near the body of experience, hanno un po' questo tipo di caratteristiche. Cosa vuol dire quarto tipo? No, non è il quarto tipo, è il primo tipo degli idealisti. L'altra volta abbiamo visto i realisti, adesso abbiamo gli idealisti, e questo è il primo tipo degli idealisti, ce ne sono quattro di idealisti. Quindi, comunque, hanno un po' questa caratteristica. Difficilmente si lasciano coinvolgere dalle opinioni esterne, nonostante, diciamo, siano feelers, cioè siano collegati più il cuore e i sentimenti, sono comunque assettati di sapere, sono aperti mentalmente, e quindi sono persone che hanno una buona conoscenza, hanno tendenzialmente, da un punto di vista della PNL, tendono ad avere molte immagini, soprattutto visive interne, perché il visivo esterno tende a essere di più l'estroverso, invece il visivo interno tende a essere più l'introverso. Hanno una mente molto visiva, normalmente ragionano per immagini, ma per immagini interne, quindi. Il loro modo di pensare è quasi come se fosse subliminale, e poi gli viene pac, l'insight, l'intuizione. Diciamo che sono introversi, ma comunque hanno una buona capacità di interagire con le altre persone, soprattutto su alcune tematiche. Le immagini interne sono immaginazione, immagini, cioè pensano per immagini, anziché raccontarsi le cose vedono dei flash nella mente, cioè il visivo esterno è quello che osserva tutti i dettagli all'esterno, il visivo interno è quello che tende a cogliere delle immagini, tende a cogliere le immagini della mente, diciamo, no? Come se ci fosse un terzo occhio interno, fondamentalmente. Quindi hanno spesso dei flash immaginativi, come una sorta di sogno ad occhi aperti, vedere proprio delle immagini. Il sentimento, diciamo, è comunque presente, e il sentimento è comunque presente,
E sono comunque collegati proprio perché hanno questo sentimento e i loro valori, insomma. Sono persone che hanno anche una buona apertura mentale proprio per la presenza del sentimento e hanno un po' queste caratteristiche, insomma. Ovviamente, talvolta quando la funzione, diciamo, nei momenti di debolezza si sentono un po' spaesati, talvolta possono far uso anche di sostanze, cose di questo genere, no? Quando, perché sono tipologie creative un po' alternative, quindi, che ne so, l'hippie. Questa tipologia qua spesso appartengono a questa categoria e quindi spesso si lasciano andare, che ne so, a, non spesso, ma quando hanno un momento di debolezza possono lasciarsi andare, diciamo, magari a sperimentare sostanze o cose di questo genere. Non tutti, ma. E questa è la prima tipologia dell'idealista. Poi abbiamo la seconda tipologia dell'idealista, che invece è la funzione estroversa. Quindi abbiamo l'estroverso, intuitivo, sentimento, giudicante. Allora, quindi la funzione dominante quindi è il sentimento estroverso. Quindi questa tipologia di persone ha estrovertito praticamente le ENFJ. Sono persone socievoli, empatiche, ovviamente hanno una buona intelligenza sociale perché sono empatiche e quindi riescono a capire le emozioni degli altri, l'intuizione la utilizzano verso l'esterno, quindi esprimono con facilità anche i propri sentimenti. Talvolta addirittura rischiano di apparire un po' troppo, diretti, insomma. Queste persone, ad esempio, sono bravissime a leggere il linguaggio del corpo degli altri. Nella comunicazione, gli ENFJ hanno proprio questa capacità di leggere bene, diciamo, il linguaggio del corpo, anche di leggere bene le microespressioni, perché di capire bene le emozioni degli altri, perché hanno. Diciamo la capacità di creare subito un rapporto empatico positivo con gli altri. E vanno benissimo, ad esempio, nelle pubbliche relazioni, sono comunicatori bravissimi. Diciamo che hanno anche la capacità di sviluppare dei rapporti importanti con le persone, tendono ad essere motivatori, intuitivamente capiscono i problemi degli altri, possono motivarli, possono fornire supporto emotivo, hanno un po' questa caratteristica, insomma, possono anche dimostrare una buona consapevolezza verso se stessi comunque. Il pensiero, diciamo, è più ridotto rispetto alle sensazioni, il sentimento è prevalente. Il sentimento estroverso l'indirizza verso un reale contatto con la città altrui, per cui potrebbe andare bene anche nelle funzioni sanitarie, perché riescono a interagire bene con gli altri. Sono persone amichevoli, sono persone allegre, sono persone che insomma hanno una buona capacità comunicativa. Talvolta sono un po' teatrali anche perché hanno questa capacità comunicativa, hanno più difficoltà a guardarsi dentro, ovviamente, proprio per questa estroversione fondamentalmente.
hanno la necessità comunque di esprimere i loro sentimenti, spesso sono incapaci di trattenere i sentimenti, quindi da questo punto di vista anche nelle relazioni poi sentimentali affettive spesso non riescono, diciamo, se sono coinvolti lo dicono, lo manifestano, no? E questo potrebbe anche generare dei problemi da un punto di vista della seduzione perché manifestano eccessivamente i loro sentimenti fondamentalmente, quindi hanno questa caratteristica. Tendono ad essere visivi esterni però, quindi essendo visivi esterni ed essendo, diciamo, esprimendo molto la parte emotiva, la parte sentimentale, nella seduzione, ad esempio, sono molto attratti dall'estetica, dalla bellezza, quindi tendono a coinvolgersi su persone belle, anche loro tendono a prendere cura eccessivamente, forse talvolta un po' del make-up, se sono donne, eccetera, tendono ad avere un po' gusti raffinati, possono risultare un po' altezzosi, possono risultare persone che se la tirano da questo punto di vista. Da un punto di vista astrologico, il segno della bilancia, dal punto di vista astrologico, il segno della bilancia, da un punto di vista dell'estetica, sicuramente appartiene, tra virgolette, o può essere assimilata a questa categoria di ENFJ, E queste sono un po' le caratteristiche, ovviamente, sempre all'interno del macro temperamento, che è il temperamento idealista. Tendenzialmente tendono ad essere esteti, sì. Poi abbiamo la terza categoria degli idealisti, che sono gli introversi, intuitivi, filler e percettivi, anziché giudicanti percettivi. Queste persone tendono, non so se vi ricordate chi sono i percettivi, andiamo a magari se volete riprendere un attimino le funzioni cognitive. Perché abbiamo, diciamo, non so se ve le ricordate, il pensiero, l'intuizione, la sensazione, il sentimento e il giudizio, diciamo, non so se vi ricordate. Quindi abbiamo la sensazione, che è la funzione estroverso introversa. Le funzioni giudicanti, abbiamo visto l'altra volta il sentimento, insomma, sì, cosa? Vi ricordate o devo riprendere? I percettivi tendono ad essere cinestesici. I percettivi tendono ad essere cinestesici e abbiamo questo asse, diciamo, giudicante, i percettivi, abbiamo l'asse giudizio-percezione, no? È un asse di riferimento. Il termine J sta per judging e il termine P sta per seeing. È un asse anche qua dove, come possiamo dire, la differenza è tra il giudicare e il percepire, così come in italiano. I tipi giudicanti tendono a seguire le regole, quindi il giudizio, i primi due tipi erano giudicanti, quindi i giudicanti sono più istituzionali, mentre i tipi perceiving, percettivi, tendono a sperimentare, ad essere più spontanei, un po' più trasgressivi, se vogliamo dirlo. Per i tipi giudicanti esiste un modo preciso in cui ogni cosa va fatta. I tipi percettivi si lasciano aperte tutte le possibilità. Per loro ogni cosa può essere fatta in modi differenti. Quindi possiamo dire che i tipi giudicanti sono quelli più abitudinari, precisi. I tipi percettivi sono ancora più creativi, accomodanti.
non seguono un ordine prestabilito, possono essere più trasgressivi, i giudicanti tendono a mettere ordine nella propria vita, i percettivi tendono a essere più disorganizzati, diciamo. E queste sono un po' l'asse, diciamo, percezione e giudizio. Ovviamente abbiamo visto i due tipi, i primi due erano giudicanti, quindi appartenenti più alla categoria, diciamo, giudicante, quindi più programmati. Quindi, detti in altri termini, il tipo giudicante, tipo J, sa programmare e il tipo P tende a improvvisare. Il tipo J cerca di portare a termine un compito in modo schedulato. Il tipo P è attratto più dalle novità, insomma, i percettivi hanno un po' questa caratteristica. I tipo giudicanti sono puntuali, i percettivi tendono ad essere in ritardo. Il tipo J si organizzano, sono più ordinati, gli altri sono più disordinati, insomma. Questa è un po' la caratteristica di questi due tipi. Adesso, beh, il tipo giudicante non è che è estremista, non ho detto che è estremista, ho detto che è semplicemente uniformato delle regole. È un tipo più, non ho detto estremista, non ho detto estremista, il tipo J è più istituzionale. È più istituzionale, ma che non vuol dire estremista, comunque, non è che vuol dire estremista istituzionale, vuol dire che hanno più questa caratteristica di essere precisi, di essere, insomma, di essere ordinati, anche proprio come ordine. Hanno una vita più ordinata, più organizzata, più schedulata. Si svegliano al mattino, sanno quello che devono fare, si programmano, si schedulano la giornata. Gli altri vanno più a muzzo, diciamo, no? Non so come dire. Quindi comunque adesso, tanto perché abbiamo ripreso questo, vediamo le ultime due tipologie degli idealisti, non ossessivi, precisi, istituzionali, non ho detto ossessivi, non ho detto ossessivi. Cioè, secondo me, hanno un vantaggio, poi dal mio punto di vista, meglio essere ordinati che disordinati. Meglio essere organizzati che disorganizzati. L'ideale è una via di mezzo, perché se sei troppo organizzato diventi maniaco, no? Maniaco dell'ordine, maniaco qua, maniacale quasi, non ossessivo, semmai maniacale. Sì, vabbè, ossessivo nel voler avere le cose ordinate, ma in realtà il termine giusto forse è più maniacale. Allora, comunque, vediamo gli INFP, sono gli introversi, intuitivi, sentimentali e percettivi. Quindi queste persone sono sensibili, fantasiosi, sono persone eccentriche, hanno un forte senso morale e sono, diciamo, abbastanza, come dire, propensi ad aiutare gli altri. Si interessano spesso di questioni sociali, umanitarie, hanno un po' queste caratteristiche. Si interessano anche all'arte, possono credersi speciali, unici, caricano ogni esperienza di un'intensità emotiva molto forte, vanno alla ricerca di emozioni forti, hanno un po' queste caratteristiche. Ma poi vi accenno brevemente, visto che il tempo più o meno è scaduto, vi accenno brevemente l'ultima tipologia e poi li riprendiamo la volta prossima. La volta prossima li riprendiamo un attimo questi quattro, perché però accenno l'ultima. L'ultima è ENFP, sono gli estroversi intuitivi, sempre sentimenti e percettivi, diciamo. Sono persone idealiste, entusiaste, aperte, empatiche, amano l'azione. In quanto estroversi, amano l'azione. Sono persone sempre eccentriche, ma essendo estroversi, tendono ad amare l'azione. Non prendono mai la vita troppo sul serio, temono la noia, sono disorganizzati, ovviamente, e spesso, proprio perché sono percettivi, tendono a non essere come i giudicanti, sono più
focalizzati, più concentrati, mentre i percettivi tendono ad avere un po' più di disturbo dell'attenzione, svarionano un po' di più. Sono più orientati verso la spiritualità, verso questa cosa qua. Spesso scelgono professioni creative, sono motivanti, improvvisano, essendo disorganizzati, vanno a braccio, tendono a improvvisare, hanno un po' questa caratteristica. Ma li approfondiremo la prossima volta, perché capisco che, dato tante informazioni, cerchiamo la prossima volta di approfondire un po' queste altre quattro, diciamo, queste quattro personalità degli idealisti. E quindi alla